Siamo di nuovo con la dottoressa Renata Calabrò, biologa nutrizionista, con cui proseguiamo questo nostro viaggio alla scoperta di sane abitudini alimentari, curiosità e qualche chicca. E oggi parliamo di cronobiologia a tavola. I ritmi biologici influenzano anche l'alimentazione, quindi al di là di cosa mangiamo, per alcuni è importante anche quando lo mangiamo. Che cos'è la cronobiologia a tavola? La cronobiologia è la disciplina che studia i ritmi biologici, i bioritmi. E per quanto riguarda l'alimentazione, quelli che interessano sono i ritmi circadiani, cioè giornalieri di alcune funzioni biologiche che a loro volta si basano sulla variazione ormonale che si verifica nell'arco delle 24 ore. E la strategia alimentare che si basa su questi principi prende proprio il nome di crononutrizione o cronodieta, secondo cui proprio la stessa quantità e qualità di cibo, se assunta in orari diversi durante la giornata, produce degli effetti diversi. Quindi, quali sono i cibi che è preferibile mangiare di mattina e quali invece quelli che si possono assumere anche di sera? Sì, in base a questi principi è preferibile consumare i carboidrati nella prima parte della giornata, quindi durante le ore della mattina fino all'ora di pranzo. Perché? Perché durante queste ore gli elevati livelli di cortisolo possono contrastare gli effetti liposintetici e anabolici dell'insulina, che a sua volta viene stimolata dalla introduzione dei carboidrati. Al contrario, durante le ore serali, per esempio, è preferibile il consumo delle proteine, perché durante queste ore invece aumenta il livello di un altro ormone, che è il GH, e che stimola la sintesi proteica, l'aumento quindi della massa muscolare e dunque consente un miglior utilizzo delle proteine durante queste ore. Questi principi valgono per tutti? Beh, no, non valgono sempre, comunque e per tutti. Possiamo fare l'esempio dell'individuo che svolge per esempio attività fisica dopo il lavoro nelle ore serali. Allora a quel punto, per esempio, è necessario che consumi dei carboidrati nel tardo pomeriggio, o prima dell'attività sportiva. Parliamo adesso di sicurezza alimentare. Ci sono delle insidie, chiamiamole così, che si nascondono nei cibi? Sì, i rischi alimentari sono fondamentalmente di tre gruppi. Rischio chimico fa riferimento alla presenza di sostanze chimiche che possiamo ritrovare negli alimenti e quindi parliamo degli antibiotici che si usano nell'allevamento degli animali. Possiamo fare riferimento agli antiparassitari che si utilizzano per proteggere frutta e verdura dagli attacchi dei parassiti. Ma ancora ci sono dei fertilizzanti che vengono utilizzati che possono essere nocivi, così come inquinanti che possiamo trovare nelle acque utilizzate nei processi di lavorazione degli alimenti. E tra questi inquinanti molto purtroppo conosciuti sono i metalli pesanti, per esempio il mercurio, il piombo, cadmio e nickel e anche altre sostanze che ultimamente sono all'ordine nella cronaca giornaliera, come la diossina, per esempio, che può ritrovarsi nei grassi animali, quindi non solo nelle carni, ma anche nel latte e nelle uova, e che ha degli effetti dannosi anche e soprattutto perché il nostro organismo riesce a smaltirlo in maniera molto lenta. Ancora le aflatossine, per esempio. Le aflatossine sono delle sostanze tossiche che vengono prodotte da muffe che si possono, formare su alimenti di origine vegetale. E poi ci sono invece il rischio biologico che fa riferimento alla presenza di microrganismi, che si possono annidare proprio nei cibi. E in questo caso, è più strettamente collegato alla cattiva manipolazione o alla cattiva conservazione proprio degli alimenti. E infine il rischio fisico, che esiste anche e fa riferimento proprio al ritrovare la possibilità di ritrovare proprio dei corpi estranei all'interno dei cibi. E
soprattutto per quanto riguarda i cibi di produzione industriale, perché può capitare che i macchinari che vengono utilizzati nella produzione non vengano sottoposti ad adeguata manutenzione e quindi possono perdere delle piccolissime parti che poi andiamo a ritrovare come contaminanti nei cibi stessi. Quali sono gli effetti sull'organismo e cosa può fare ognuno di noi per evitare di incorrere appunto in cibi che contengono sostanze inquinanti? Sicuramente dobbiamo imparare a fare attenzione al momento proprio dell'acquisto dei prodotti, quindi quello che mi sento innanzitutto di consigliare è di scegliere i prodotti là dove è possibile italiani, perché comunque l'Italia è il paese dove i controlli sono più rigidi, e a partire dalla produzione fino ad arrivare proprio alla commercializzazione dei prodotti stessi. E poi un'altra cosa molto importante è quella di controllare al momento dell'acquisto le etichette, la data di scadenza, lo stato di conservazione degli alimenti stessi, per esempio verificare sempre che le confezioni, gli involucri siano perfettamente integri, soprattutto per quegli alimenti a lunga conservazione. E poi una cosa molto importante che può sembrare banale ma non lo è, quello di variare sempre i prodotti che portiamo sulle nostre tavole, proprio perché gli effetti di questi inquinanti si manifestano soprattutto in seguito ad un accumulo eccessivo nel nostro organismo, pertanto dobbiamo cercare sempre di variare, e così come per esempio dobbiamo alternare, limitare il consumo che ne so, di pesci di grosse dimensioni o provenienti dai paesi del nord Europa e alternarli frequentemente con i pesci di piccole dimensioni non predatori provenienti possibilmente dai nostri mari, così come scartare il grasso visibile della carne prima della cottura. O ancora un altro consiglio può essere quello di non conservare nelle nostre dispense prodotti come i cereali, i legumi o la frutta secca per periodi troppo lunghi, quindi non più di 12 mesi, proprio per evitare che possano essere contaminati dalle muffe e possano poi produrre queste aflatossine di cui abbiamo parlato prima. E infine un altro consiglio è per cercare di sfuggire, tra virgolette, se mai fosse possibile, alle frodi alimentari, può essere quello di variare proprio anche la marca di quei prodotti che usiamo più frequentemente. Grazie alla dottoressa Renata Calabrò. Grazie e al prossimo appuntamento, quando parleremo un po' di dei cibi che è consigliabile assumere d'estate anche per contrastare un po' quelli che sono gli effetti del caldo e anche su come conciliare uno stile di vita diverso che si ha durante la stagione certo. estiva, quando si sta più fuori, si mangia fuori più frequentemente, si passa più tempo in spiaggia, quindi come conciliare tutte queste abitudini prettamente estive con il mantenimento di una forma fisica.